Lo scontro con la squadra Masho è stato molto difficile. La squadra di Urameshi ha dovuto subire innumerevoli torti a causa di Butagiri, che ha corrotto i giudici del torneo. Ma Kuwabara, nell'ultima gara, grazie all'amore di Yukina, trova in sé la forza per battere Risho e portare la squadra di Urameshi alle finali. In attesa dell'incontro successivo, Kuwabara ne approfitta per farsi curare da Yukina, mentre Yusuke litiga con Keiko. Piccioncini finalmente si sono calmati, hanno fatto pace, si stanno guardando con tanta tenerezza. Forse stavolta si confesseranno il loro amore. Devo dirti una cosa, Yusuke. Cerca di vincere l'incontro, altrimenti... Bang! Accidenti, ma non doveva finire così! Sta tranquilla, non sarò sconfitto. Il tuo schiaffo mi ha completamente svegliato. Ehi! Ho sentito un rumore tra i cespugli, ci deve essere qualcuno. Mi ha scoperto! Botan, ti conviene uscire prima che mi arrabbi sul serio. Ciao, Yusuke, guarda che combinazione, anche tu a passeggio nel bosco. E per caso il piccolo M è venuto con te? Ecco perché ero qui, per dirti che sta per aprirsi il tuo uovo. Cosa? Il mio uovo? Ci sono, ho capito! Ho comprato una gallina o qualcosa di simile. Ti sei dimenticato l'uovo! È l'uovo della creatura spirituale! Della creatura spirituale? Quando ti è stata concessa la possibilità di tornare in vita, Emma ti aveva affidato un uovo che dovevi alimentare con il tuo spirito, ti ricordi? Ah, sì, adesso mi ricordo. Emma me ne aveva già parlato nel tunnel, allo stadio, sì. Bene, ti comunico che ora si sta aprendo. Perciò Emma è andata a prenderlo nel mondo celeste. Infatti, l'ho portato qui con me. Dannazione, compari sempre all'improvviso, ci hai fatti spaventare. Ero alle vostre spalle, non mi sono materializzato. Non c'è bisogno di arrabbiarsi così. Che strano, adesso l'uovo mi sembra diventato più grande. Per forza, sta per aprirsi. Ecco, prendilo. Ehi, ma tu hai idea di che cosa uscirà da qui dentro? Questo non sono proprio in grado di saperlo. L'uovo trae nutrimento dall'anima di chi lo possiede. L'essere che nascerà sarà l'immagine riflessa della tua anima. Che sia esso buono o malvagio dipenderà solo da come ti sei comportato. Non capisco, spiegami che cosa significa. Secondo me tu hai combattuto con animo coraggioso e leale. Ma se avessi combattuto con animo malvagio, l'essere che sarà lo specchio della tua anima nascerà certamente con l'aspetto di un terribile mostro crudele. In quel caso mi riporteresti nel mondo dei morti? Non sarebbe necessario. Se il tuo animo è stato malvagio, non appena il mostro uscirà dal guscio dell'uovo, ti divorerà all'istante. Ma dov'è l'uovo? È sparito! Si è volatilizzato! È così carino! E questa sarebbe l'immagine riflessa di Yusuke! Yusuke, in fondo è una bella cosa che non sia un mostro malvagio, non credi? Lo sai, per un attimo avevo immaginato che il tuo mostro dovesse essere presso a poco così. Mi hai fatto male perché mi hai colpito! Accidenti, mi viene un nervoso se penso di veder nascere un mostro. Le loro risate mi fanno saltare i nervi. Yukina, dà un po' un'occhiata alla sua faccia. Guarda se non è buffa. Smettetela di prendermi in giro.
Yukina, ti prego, guarisci anche la botta che mi ha dato Yusuke con la forza del tuo amore. Vuoi smetterla di fare il moccioso? Che carino. Vieni qui, Pu. È adorabile. Ma allora vogliamo parlare di cose serie? Sì, hai sentito, le semifinali del torneo sono dopodomani. Già, hai ragione. Questo significa che non avremmo dovuto combattere due incontri di seguito. Sono sicuro che si è trattato di uno sporco complotto. Lo sai, credo che Pooh apprezzi molto la tua testa vuota e poi ti dona veramente. Guarda che la mia testa non è vuota, ma lui, anche se lo allontano, continua a tornarci sopra. Non capisco assolutamente perché lo faccia. Come si è fatto tardi. Hai ragione, meglio ritornare in camera nostra. Va bene, giusto. Era ora, finalmente togliete il disturbo, eh? Buonanotte! Ah, dimenticavo, Yusuke, domani alle 10 ci sarà un incontro che deciderà quale sarà il nostro prossimo avversario, quindi cerca di non dormire fino a tardi. Notte, Yusuke! Pooh, dico anche a te? Ehi, Kuwabara, la tua stanza non è da quella parte! Ah, dici davvero? Attenzione! Sta per cominciare l'incontro tra la squadra Racconti dell'Inferno e la squadra Seiko Kai! Colpo di sciure! Quelli wow, non sono dei validi avversari. Non ci si può battere senza una cosa reagire. Non credere, avete visto che velocità li hanno buttati? L'esito dell'incontro ormai è scontato. Volete continuare a combattere lo stesso? No, preferiamo arrenderci. Non siamo in grado di competere con te. Tu sei l'unico che può affrontare lo scontro finale. Lo scontro finale? Intendevi dire i veri campioni? Ora ti mostro il mio prossimo avversario. Ti aspetto in campo, Hiei! Mi ha sfidato quel buffone. Ciao ragazzi, siete già qui? Da un pezzo. Noi siamo venuti per vedere quali saranno i prossimi avversari contro i quali dovremo combattere. Ma l'incontro è già finito. Cosa? Il primo incontro delle semifinali si svolgerà dopodomani. La squadra Urameshi contro la squadra Racconti dell'Inferno. No, non posso crederci. Se siamo usciti dall'albergo che l'incontro era appena incominciato. Ma come vorresti farci credere che è finito in pochi minuti? In 2 minuti per essere esatti. Comunque bisogna dire che gli avversari erano troppo deboli. Scusa, potrei sapere che cos'è quello strano animale blu che hai sulla testa? Lascia perdere, non voglio parlarne. Ehi, Kurama, come va la tua ferita? Meglio? Ah, tranquillo, sarà tutto a posto entro domani. Ma il dolore ti permetterà di combattere? Ah, certo, e soprattutto ho ancora i miei poteri. Io avrei un'idea. Perché non ti fai curare da Yukina, visto che è qua? Ti assicuro che grazie ai suoi poteri e alle sue erbe guarisce anche le ferite più gravi. Lo sapevate che il motivo per cui è venuta qui è che sta cercando suo fratello? Beh, io ho intenzione di aiutarla non appena sarà finito il torneo. Temo che non sarà un'impresa facile. Piuttosto, perché non l'aiuti anche tu a cercarlo? Giusto, anch'io l'aiuterò. Maledetti traditori. Ma si può sapere che cosa succede? Ho l'impressione che voi ragazzi mi stiate nascondendo qualcosa. Che cosa avete da ridere? Non stiamo nascondendo niente. Siamo solo di buon umore, eppure vero? Eppure qualcosa mi pulsa. Non me la contate giusta. Ehi tu, che cosa hai da guardare così? Oh. Ma che cosa succede?